I russi sul terreno del football cava in guai ancora di più i padroni di casa in piena zona rossa, mentre i falchetti volano a metà classifica agguantando il nono posto. Gli uomini di Candelore seguono un'ottima prestazione meritando assolutamente i tre punti. La partita vede protagonista da subito la formazione ospite, il traversore di Fontana chiama l'acrobazia Sov che vede respingere il proprio tentativo da Cambuzzi in corner. Il gol è nell'aria, la conclusione da posizione defilata di Guarandi viene deviata in calcio d'angolo. Dalla bandierina nasce il colpo di testa vincente di Tassinari per l'1-0. Ospite, il difensore in maglia numero 5 viene lasciato libero nel colpire il pallone. Dalla parte opposta Kin fa tutto bene ma si specchia troppo al momento della conclusione favorendo l'intervento di Lolli. Ma i russi è micidiali contropiede quando decide di affondare l'asse Fontana-Sov ancora una volta protagonista. Nel mezzo ci mettiamo anche l'azione partita dal piede di Lombardi. 0-2 partita già archiviata perché il cava non riesce a rendersi proprio pericoloso. Anzi, lascia spazio enorme alle ripartenze dei falchetti che colpiscono prima del duplice fischio finale con i tris a cura di Lombardi. Destro a giro e tanti saluti alla compagnia di casa biancorossa, quest'oggi in maglia nera. Segni di reazione che arrivano nella ripresa quando il cava colpisce di testa con Bertaccini, ma Lolli alza sopra la traversa, mentre il russo ha varie occasioni per firmare i poker. Qui Fontana mette al centro con la testa di Troncosci che da buona posizione mette a lato ancora Fontana protagonista. Pennella posto traversore dove sia Sov che Gualandi mancano l'appuntamento con la rete. Infine dalla distanza chiama la deviazione in corner attento Cambuzzi, il numero 10 Gualandi. Il football cava cerca la reazione, qui Emanuele Rossi è bravo nello smarcarsi in area di rigore ma pecca di precisione. Lo stesso numero 10 si procura questo rigore su cross di Kin. Da dischetto il numero 7 si lascia ipnotizzare così la propria conclusione, non è giornata e si vede. Quando Gualandi invece dall'altra parte decide di accendersi va via così agli avversari, resistendo anche a una trattenuta che porta la presa a terra Cambuzzi. Nel finale botta da fuori area di Battilega, bloccato in due tempi da Lolli ed è numero 16 Mazzotti con il portiere pronto alla parata. 0-3 partita da giocata a senso unico e vittoria meritata per i russi.